Abbiamo colto l'occasione del mese del libro per dare avvio definitivo, potremmo dire, a questo progetto di una biblioteca appunto per l'ospedale. Lo spirito è quello appunto di raccogliere la volontarietà di alcuni cittadini o case editrici di aver messo a disposizione dei libri e cercare di pensare che la lettura è anch'essa un modo per curarsi, ma non solo, ma anche quella di per poter appunto arricchire di un progetto culturale che vada oltre le evidenze scientifiche della medicina per il nostro ospedale. La Lega Italiana per la lotta contro i tumori, che da 10 anni partecipa all'umanizzazione di questo ospedale, ha preso ben volentieri in carico la richiesta della dottoressa della formazione con nostri volontari che saranno autorizzati da una convenzione che c'è in atto con l'azienda ospedaliera, e quindi la dottoressa poi ci dirà chi sta alla distribuzione dei libri, chi andrà a portare il libro o a riprendere il libro, e c'è stata un'adesione molto piena, è una cosa nuova che noi apprezziamo molto. Bene, questo nostro progetto della biblioteca dell'ospedale si rivolge non solo ai pazienti ma anche ai familiari dei pazienti ricoverati all'interno della nostra azienda ospedaliera, e la sua particolarità e la sua filosofia è quella di portare il libro al letto del paziente, cioè una biblioteca itinerante con la quale noi riusciamo a distribuire questi nostri volumi all'interno dell'ospedale, su richiesta naturalmente del paziente, che sarà aiutato dal personale dei reparti e dell'associazione del volontariato, che potrà leggere o essere letto attraverso sempre le associazioni del volontariato il suo libro che sceglie, perché noi consideriamo che questo libro arriva al suo letto come un caro amico, come un amico che lo va a trovare e che gli fa compagnia e che passa un po' di tempo insieme a lui in un momento particolare della vita, che è un ricovero che non è mai per scelta. Ma di conseguenza cerchiamo di rendere questo momento più umanizzato, più accogliente all'interno dell'azienda, anche perché l'azienda ospedaliera di Perugia è molto rivolta questa accoglienza all'umanizzazione al suo interno. Sicuramente sì, sappiamo che leggere è meraviglioso, sappiamo tutto quello di positivo che fa la lettura, però è anche vero che la lettura è proprio una terapia, esiste una biblioterapia che è nata negli anni 30 dalla psichiatria americana e che da dopo questa nascita sono stati fatti tanti studi scientifici che hanno dimostrato la valenza proprio clinica, terapeutica della lettura, e ci sono tanti studi che appunto dimostrano che leggere molto aumenta l'altruismo, leggere molto può essere utilizzata anche proprio come terapia per patologie tipo depressione, ansia, patologie anche gravi tipo schizofrenia, disturbi cognitivi, perciò patologie sicuramente importanti, e leggere perciò fa sicuramente bene anche da questo punto di vista. Beh sì, è complicato perché abbiamo anche tante altre cose da fare, non ci sono voluto 2 anni soltanto per questa cosa. Però l'impronta che io ho voluto dare è questa. Qui c'erano varie biblioteche, come dire, disseminate in qualche sala d'attesa di qualche reparto. Più c'erano, si succedevano donazioni periodiche di volontari, di case editrici, di Ollus meritevoli, ma era tutta roba, per così dire, frammentaria e non c'era un unicum. Quello che abbiamo voluto fare, per questo che ci è voluto un pochino, è ridurre ad unicità la cosa, come dire, farla in maniera più strutturata, catalogando i libri, perché sennò succede che poi dopo pochi giorni scompaiono, e soprattutto, come si può dire, fare in modo, insomma, che il paziente, intanto quello che legge, si abbia la possibilità di continuare, quello che non ha mai letto magari proprio durante i periodi di degenza si potesse avvicinare al libro, ma con un'impostazione, ripeto, complessiva, con un'impostazione che abbia un significato culturale, non solo di svago, a quello che stiamo facendo. Perfetto.
Sì, da anni con il Circolo Lav, Lettura ad Alta Voce di Perugia e con la mia casa editrice Alienno, lavoriamo proprio sulla promozione della lettura e ci sembrava doveroso compimento anche per una umanizzazione delle cure portare questo stile e queste motivazioni anche in ospedale, aiutando appunto a costituire la biblioteca. È un sogno che si realizza. Io ringrazio di questa ospitalità prima di tutto. Io l'anno scorso ero presidente del Lions Maestà delle Volte, mi fu prospettato questa idea dalla dottoressa Silvestri, per me era un'idea orgogliosa, vincente, per cui l'ho adottata subito come mia. Abbiamo fatto già dall'inizio tutti i giri, abbiamo avuto veramente tanti intoppi, però grazie alla professionalità, alla competenza e anche all'appoggio che ci ha dato prima la dottoressa Vaffiadakis col suo gruppo, poi l'ufficio tecnico, perché c'erano problemi di grandi, diciamo, per esempio biblioteca ignifuga, altro che noi non sapevamo, e poi grazie all'amministrazione, specialmente al dottor Pacchiarini, al dottor Duca e al dottor Valorosi, siamo riusciti a questo intento di cui ne sono orgoglioso e ringrazio veramente tutti. Allora, io ho ereditato quest'anno il progetto della biblioteca dell'ospedale e abbiamo completato, perché il nostro club ha fornito dei soci che hanno contribuito alla catalogazione di questi testi da poterli inserire all'interno della biblioteca. È un progetto che continuerà, io lo passerò praticamente questo obiettivo anche al prossimo presidente, perché abbiamo intenzione come Lion di implementare questo discorso, perché la lettura fa bene, la lettura cura, ed è quello che abbiamo messo anche come in esposizione alla biblioteca.